in collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocatai. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocatai. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocatais ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocatais, se ci conosci, non ci molli più. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning, neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marce. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, quella speciale con impasto integrale, focaccia tipo ricco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna, in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccellini a pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con l'oliva, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a pegli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Prote la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protet è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo, parcheggio gratuito. Alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini, 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno, visita il nostro sito www.fiumara.net. La migliore pizza da sporto? Ma da sosta obbligata a pegli, naturalmente. Sei a dieta, intollerante al frumento o celiaco? Da noi trovi la pizza per te, con farina integrale, di farro oppure senza glutine. Sosta obbligata a pegli in via Parma 11 13 Rosso, telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Sosta obbligata fa anche gastronomia artigianale, organizza il catering con intrattenimento musicale per qualsiasi evento. Siamo aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 23, se ami la pizza non puoi non fermarti, la migliore è da sosta obbligata a pegli. Se sei alla Fiumara non puoi perderteli, il Nocciolato, il Maron Caffè, il Casa Freddo, caffetteria Orefici al centro commerciale Fiumara, primo piano, è una tappa obbligata per i golosi, il Bauti, lo Zabba, il Monterosa, il Val di Non, yogurt con frutta fresca, con cereali, gianduia e tanta buona musica, tra un acquisto e l'altro fatti venire la voglia, caffetteria Orefici, il paradiso della golosità. Il giovedì sera dopo l'allenamento,
Time, ex Giacomo. Corso Italia a Genova. Buonasera, benvenuti con Dilettantissimo, cambiamenti in eccellenza, il Bogliasco allunga vincendo, visto che la Cairese pareggia la sua partita, in promozione A allunga invece il finale, visto che l'Imperia pareggia al 90esimo grazie al tempo quasi scaduto contro la Sempreverese. Abbiamo qua ospiti i giocatori dell'Imperia. In promozione Girone B invece la Kulmun Polis sotto di 2-0 riesce a recuperare per 2-2, il Campomorone vince, accorcia la classifica a 6 punti, a 7 punti a 4 giornate dalla fine. Andiamo quindi con la presentazione dei nostri ospiti, Matteo Scala, nostro opinionista, poi ciao, abbiamo Francesco Mortola. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Davide Tranchida, che è il presidente, che è il... Fai te poi, Giorgio. Davide Tranchida, il portiere dell'Imperia, Roberto Iannoro, il bomber dell'Imperia, a segno anche quest'oggi. E poi al mio fianco il mister Roberto, il mister Soncini. Buonasera. Roberto Soncini, dopo che, insomma, l'ultima volta che sei venuto qua hai vinto il campionato con la Serie B. Sì. Così è difficile in questo momento. Come stiamo facendo adesso, l'atteggiamento che abbiamo in questo momento... difficile. Però sono un allenatore vincente, vi farò. No, ci credo ancora io, comunque andiamo avanti, lavoriamo e 4 partite. 4 punti. Sicuramente non così, dai, oggi non bene. Oggi non bene. No. So che il presidente Gino Grassi è infuriato con l'arbitro per un rigore, dice dubbio. Sì, al 20esimo del secondo tempo. Sì, scusa. No, poi abbiamo avuto altre occasioni per andare a raddoppiare. Sì. Il rigore era dubbio, non era dubbio. Poi abbiamo l'immagine. Da parte mia è stato bravo il mio giocatore, secondo me. A rallentare la corsa, è passato davanti all'uomo e secondo me il loro difensore non è stato furbo. Ah, perfetto. Scusate, ma è andato a contatto. Andiamo a vedere quindi risultati e classifiche grazie a Tecnocasa, 3 punti vendita di Marassi, ve li ricordiamo, e perciò precisamente via Bobbio 240 rosso, via Segolciardini 8 rosso e via Ferreggiano 141 rosso. Andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria, il girone D, il girone del sabato pomeriggio genovese, dove in testa la classifica il Mariscotti vince con goleada per 6-2. Margalli Savignone 1-0, Mariscotti Nervi 6-2, Multedo Siri 2-1, Santa Tiziana Bullando 1-2, Sarisolese Vecchio Castagna 5-1, Scoffera San Giovanni Battista 0-3, Toriglia Valtorbella 2-2 e Valle Rossa Ampicasassa 2-1. Guida la doppia squadra Guido Mariscotti con Margalli, Multedo segue 52, ma una partita meno da recuperare contro il Burlando, verrà recuperata in settimana. Credo che si giocherà a San Desiderio alle 21.15 giovedì, ma anche qua è da vedere la disponibilità dei campi. Andiamo a vedere quello che è successo invece in seconda categoria, girone C, il girone della domenica mattina. Eccolo qua. CFS Polis Borgo Incrociati 2-1, Canova Mele 0-1, Libraccio Figempa 0-1, Rossinese CEP 0-0, Sistri Voltri 0-1, Struppa Campese 2-3, Valletta Lagaccio Fulgor 0-2, Vis Genova Murangeli 1-3. Guida la Campese con una parità meno con 60 punti, la Figempa segue a 58 e via via le altre, insomma, campionato combattuto. Domenica prossima ci sarà un big match tra Murangeli contro la Figempa Concordia. Giorgio, arrivano tantissimi messaggi sia per la Figempa Concordia che per il Murangeli. Il presidente Domenico Lanzalonga vuole ringraziare tutti i ragazzi della squadra e il mister Carrea per la brillante stagione che stanno disputando. Tanti complimenti anche per il campionato strepitoso che sta disputando la Figempa Concordia e tanti complimenti anche per il suo bomber solidoro, a segno anche quest'oggi, è stato determinante come sempre. Tanti complimenti per la tua voce che vedo che ormai se n'è andata. Stasera non ce l'abbiamo fatta. Andiamo quindi a vedere il servizio di seconda categoria, precisamente Guido Mariscotti contro Nervi 07, partita con tanti gol, 8. Andiamo a vedere com'è andata. È per la seconda categoria la 26esima giornata di campionato e al Guerino Strinati si affrontano in campo la capolista Guido Mariscotti e il Nervi con ben 9 punti di distanza. Partita comunque importante per il vertice della classifica. La prima azione significativa si concretizza al minuto 7, dopo un veloce batti e ribatti prova a concludere Pellicci, ma la sfera supera clamorosamente la traversa. Al minuto 10 De Salvatore reclama calcio di rigore per il presunto tocco di mano di Bondioli, ma Lazzarini di Novi, non convinto, fa proseguire il gioco. Pessimo errore dei padroni di casa al 17esimo. Raiteri, libero davanti alla porta, sbaglia terribilmente quel che poteva trasformarsi nel gol del vantaggio. Ma 2 minuti dopo lo stesso Raiteri si riscatta insaccando magistralmente in rete, da vedere e rivedere il destro perentorio del numero 5 che lascia di sasso paglia e sblocca la gara. Riprova il Nervi su punizione al 23esimo. A cercare il gol è di Molfetta che centra lo specchio ma trova la risposta pronta di un attento Canesi.
Confusa ma spettacolare l'azione del 25esimo minuto, che vede il Mariscotti sempre in attacco. Ci pensa questa volta Pipolo, che rimbalza l'errore dei compagni e col portiere a terra porta a due le marcature del match. È al minuto 34 che il signor Lazzarini fischia sull'evidente fallo di Morini su di Molfetta, aggiudicando così il rigore per gli arancioblu. La responsabilità è tutta di Pellicci, che buca la rete sulla sinistra ingannando Canesi che si tuffa a destra. L'ultima emozione del primo tempo vede Pellicci esibirsi in questa spettacolare rovesciata che però non smuove il parziale. Riparte in quarta il Mariscotti all'ottavo minuto della ripresa montata da Simone Maggi e su una palla che sembrava ormai in offensiva interviene Vinci Guerra che la ruba alla difesa ospite e che con un'autentica mina segna il terzo gol e corre a festeggiare con la squadra. Azione confusa al 21esimo minuto, ricomincia il monologo del Mariscotti che dopo essersi preso letteralmente a pallonate con il Nervi interviene col numero 11 Hanuman che però non riesce a trovare la via del gol. Ci pensa però un minuto dopo Pagano che su cross di Raiteri entra in azione con una zampata andando a segnare la quarta rete per la sempre più confermata capolista. Prova a rientrare in partita il Nervi al 39esimo con il gol di Molfetta su cross di Fabbri ma il tempo stringe e il distacco è notevole. 41esimo minuto di gioco, continua la furia del Mariscotti. È Pagano che riesce a scartare la difesa e a depositare alle spalle di Paglia il quinto punto. 43esimo minuto, la partita si sta per concludere ma la capolista non è ancora abbastanza e va a 6 col colpo di testa di Hanuman. Spettacolare risultato per la capolista che si aggiudica il match con un 6-2 davvero impressionante. A Marta Michelini possiamo perdonargli tutto, anche il fatto che non sarà, insomma, ha sbagliato il nome di Paglia nel secondo tempo che era stato sostituito. Li perdoniamo tutto. A Marta possiamo perdonargli tutto. Alla Ceni no. Alla Ceni no, ma Marta possiamo... Ma secondo te il Nervi lo rimpiangono adesso un certo signor dirigente che adesso è andato via? Ma non voglio entrare nelle polemiche interne delle squadre che sono cose loro, quindi non... Vabbè. Comunque, mi sembra che stiamo andando incontro dei rovesci, mica da ridere. Andiamo a vedere quello che è successo invece in prima categoria, ringraziando Tecnocasa, tre punti vendita che ci permettono di prendere le classifiche, sono i seguenti, via Bobbio 240 Rosso, piazza Guicciardini 8 Rosso e via Fereggiano 141 Rosso a Quezzi. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, al girone A, dove il Cugliano è sempre più sorprendentemente prima, e poi voglio rispondere a un telespettatore che ci ha su Facebook chiesto il motivo per cui non andiamo a riprendere il Cugliano, ma solo le squadre genovesi. Andiamo. Baia Lazio Taggia 1-2, Camporosso Santo Stefano 3-0, Don Bosco Sassello 1-2, Leguiglia Altarese 3-2, Millesimo San Nazario 4-1, Palla Albissola 1-2, Cugliano Pietraligure 2-0, Sant'Ampelio Bragno 1-3. Adesso qua a fine campionato ci saranno gli scontri diretti tra Cugliano e Bragno e Cugliano e Pietraligure, e, insomma sono 9 punti di distacco, mi sa che sarà davvero difficile che il Cugliano possa perdere il campionato. Per quanto riguarda invece il Cugliano, volevo appunto dire che noi abbiamo budget di spesa, vero Francesco, tu che sei il nostro incaricato? A questa trasmissione, anche se sembra che si regga sul nulla, in realtà ha dei costi e questi costi sono autofinanziati, per cui noi chiaramente abbiamo degli sponsor, ma non bastano, abbiamo anche delle squadre che nel momento in cui vengono riprese dal punto di vista dei filmati e ci danno una mano ed è chiaro che... È chiaro che comunque poi noi seguiamo anche l'andamento del campionato. Il girone A di prima categoria rimane difficile seguirlo poiché le partite si giocano di pomeriggio, è un campionato sicuramente inferiore come attese, come risposta alla promozione all'eccellenza, quindi le nostre telecamere a disposizione la domenica sono solo 4, ne mandiamo solitamente 2 in promozione e 2 in e comunque se Quiliano ha interesse a essere un po' più seguito anche dopo no comunque noi se ci arriva qualche richiesta noi abbiamo anche altri operatori che sono parcheggiati quindi siamo in grado di fare altri filmati. Andiamo quindi a vedere quello che è successo in prima categoria, girone D, il girone del Levante Ligure dove in testa il Don Bosco riesce a riprendere il Casarza che domenica scorsa lo aveva attaccato. Alvarese Covarnese 2-2, Cepalana Casarza 0-0, Don Bosco Marola 4-0, Foce del Magra Castelnovese 1-1, Mazzetta Arsenal 2-1, San Lazzaro Vecchio Levanto 1-1, Sestieri Valdavito 5-3, Termo Imaio Sant'Enzina. E Sant'Enzina devono ancora giocare perché hanno cominciato alle 18, quindi stanno ancora giocando. E prima della fine della trasmissione noi con la nostra regia Pierluigi Manfra
Tiziana Furfaro, saremo in grado di darvi il risultato. Essendo lui Nostradamus avrebbe dovuto... È vero, tu essendo Nostradamus avresti dovuto dirci il risultato. Io non parlo di quello che non so. Pareggio del Casarza permette al Don Bosco di riportarsi in testa alla classifica. Domenica scorsa era successo esattamente il contrario. Pareggio del Don Bosco, vittoria del Casarza e Casarza che rimaneva solo capolista. Andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria, il girone B, dove in testa il Camogli vince, ma il Santa Maria non molla. Da Polonia AGV 2-2, Camogli Berlino 4-0, Cognanese Santucese 1-1, Litella BB 3-0, Masone Cavalette 0-3, Ronchese Lagaccio 1-3, San Desiderio Don Bosco 1-1, Santa Maria del Taro Montoggio 3-1. E a 4 giornate dal termine, definiti i giochi praticamente in testa, nel senso che una tra Camogli e Santa Maria andrà direttamente in promozione, e mentre invece per quanto riguarda il playoff, Amicizia Lagaccio e Santa Maria giocheranno quasi certamente questi spareggi. Domenica c'è Lagaccio Santa Maria. Potrebbe anche tirare a far secondo, esatto, per avere due risultati comunque. Esatto, la Corignanese potrebbe avvantaggiarsi di questo scontro diretto per accorciare, anche se sono 9 punti a 4 giornate dalla fine. In coda invece tutto da decidere, sicuramente si giocherà nei playoff, quasi certamente, perché tra la penultima che ha 23 punti e la penultima che ne ha 28, sono 5 punti e sono tante le squadre coinvolte. Andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria, girone C, dove il 4-0 vince la capolista, ma la Genovese risponde con un 0-4. Borgo Rapallo Genovese 0-4, Cogoletto Malassi 4-0, Gugliardi Cassoli 3-1, Mocconesi Pieve Ligure 2-1, Prorecoli Varolese 1-1, San Gottardo Borzo di 2-1, Audace Fegino 2-0, Via dell'Acciaio sospesa contro la Cella sul risultato di 3-0 per il Via dell'Acciaio. In testa appunto Cogoletto Vingo Ida con 58 punti, Genovese con 54, Mocconesi, rivelazione di questo campionato, 49, in coda invece tutto da decidere, tra 27 e 18 ci sono 9 punti, possibile che qua non si giochino i play out tra la penultima e la quintultima, mentre invece certamente ci giocherà quello tra la terzultima e la quartultima. Grave fatto di cronaca in questo girone, in quanto in via della Cellocella la partita è stata sospesa perché un giocatore della Cella ha aggredito l'arbitro che è andato all'ospedale ed è stato ricoverato. Adesso noi faremo vedere i filmati di prima categoria, al rientro in studio parleremo con il presidente degli arbitri Andrea Torti, che è in collegamento telefonico con noi e ci spiegherà le condizioni dell'arbitro, di quello che è successo. Insomma, ormai questo transagonistico viene preso come giustificazione per tutti questi episodi che al di fuori del rettangolo di gioco sarebbero sicuramente presi in considerazione dalla magistratura ordinaria con provvedimenti penali. Quindi mi sembra che si sia oltrepassato il segno da qualche domenica a questa parte. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, giorno B, Giorgia. Sì, Giampaolo Pastorino e Gian De Matteis hanno seguito per noi la partita tra Masone e Cavallette, un piccolo blocco pubblicitario e poi rientro la partita tra la capolista Cogoletto e il Marassi. Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dal Gino Mancio di Masone. È la sfida salvezza tra Masone e Cavallette, il punto focale della sest'ultima giornata di prima categoria. Attaccato da Meazzi Cagliani, il tocco verso Vassallo, si inserisce dentro l'area, Vassallo, la conclusione! Il pallone è finito sul fondo, Minetti dall'altra parte, c'è largo De Meglio, attenzione a Minetti, la conclusione! La parata da parte di Balbi, ma sarà Matteo Carretta a provarci. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Carretta, morbida! C'è arrivato Vatolo! Comanciò, se ne va di nuovo, Carretta, su di lui adesso va a chiudere Sagrillo, allarga dall'altra parte dove c'è Cagliani, si decentra troppo, Cagliani ha spazio comunque per il traversone, ancora verso Carretta, il pallone che è finito in rete, il vantaggio da parte delle Cavallette. Ci dovrà essere per forza la reazione dei padroni di casa. Meazzi scaraventa in mezzo, la ricerca di Parisi, la parata da parte di Balbi, ha preso il tempo a Vera, Caracciolo dentro l'area di rigore, Cagliani ancora, Caracciolo finisce a terra, calcio di rigore a favore delle Cavallette. Carretta contro Vatolo, parte la battuta, il pallone in rete, il 2-0 da parte di Matteo Carretta, gli ospiti si portano sul doppio vantaggio. C'è spazio per il traversone, eccolo l'intervento di Balbi, Minetti e poi ancora Chericoni. E dentro Carretta lo insegue ancora, cerca l'ennesimo numero, riguadagna l'area, poi Rosatelli, il 3-0 da parte delle Cavallette che stanno facendo quello che vogliono qua al Giro Maggio di Masone. Bisogna assolutamente fare qualcosa per salvare la stagione.
che riconi, la conclusione! Stavolta è stato bravo Balbi. La chiusura insieme a Valentina e Velli per dirvi che si aggrava notevolmente la situazione del Mazzone. Complimenti invece alle cavallette che con uno straordinario Matteo Carretta si portano adesso in una posizione migliore di classifica. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare. Rivolgiti a persone specializzate nel settore. Edil Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Edil Caruso SRL, professionisti in costruzioni villette e restauro conservativo. Operativi a Genova e in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Edil Caruso, via Cantore 30, interno E. L'avete mai fatto nel vagone di un treno? Ma che avete capito? Una cena! Il pub Happy Hour adesso e anche ristorante e pizzeria con pasta fresca e specialità di carne. Oppure potete scegliere una cenetta intima nel vagone ristorante. Happy Hour, tantissima buona musica e a pranzo menu fisso a 10 euro. A Genova, in via Casareggi 64 Rosso. Happy Hour, di tutto e ancora di più. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. I've been hearing now. Sabato, uno striptease club unico. Attenzione! I ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Protect la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protect è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Books C, logistica editoriale, la più grossa organizzazione di vendita di libri scolastici in Liguria. Books C risolve tutti i problemi di fornitura per librerie e cartolibrerie specializzate nel settore. Books C a Genova Bolzaneto, in via Santuario Nostra Signora della Guardia 34, sopra Baby Pharma. Unica, inimitabile, in una parola sola, la migliore. Da noi ti devi fermare per forza. Sosta obbligata, la migliore pizza d'asporto di Genova, cotta nel forno a legna. E poi la farinata di pegli, la focaccia di Recco. Oltre 100 tipi di pizze e consegna a domicilio. Ogni 10 pizze una in omaggio e ogni 2 pizze una bibita in regalo. Sosta obbligata a pegli in via Parma 11 13 Rosso. Telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Divertimento, relax, ristoro, shopping. Da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara. Nessuno può offrirti di più. Facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito. Alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano. Prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. Eurosystem, soluzioni di pulizia industriale e compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici, aspirapolveri. Eurosystem è concessionario Kärcher. Vieni a visitare il nostro showroom a Genova Bolzaneto. Eurosystem, professionalità, esperienza e competenza al vostro servizio. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Per le diverse motivazioni in palio, i bookmakers non quoterebbero Cogoleto Marassi. La squadra di Mazzocchi infatti deve gestire il vantaggio di 4 punti sulla genovese, mentre il Marassi a metà classifica deve soltanto formalizzare l'aritmetica salvezza. Proprio dalla gara di andata è partita la striscia positiva di
11 vittorie e 4 pareggi per il Cogoleto. Si parte quando i minuti sul cronometro sono 5 con lo scambio in area Miggiano della Putta. Il destro incrociato del biondo centrocampista è appena impreciso. Il Cogoleto stranamente non riesce a sfondare, ma alle grandi squadre si sa basta il lampo di un singolo guardare per credere. Minuto 25. Tabacco libera così Gaspari davanti a Nanfria. Tartaglia in ritardo, è costretto allo strattone. Ineccepibile il penalty. Tranquillità olimpica di guerrieri nella trasformazione. Il fantasista festeggia la doppia cifra in campionato. Cogoleto 1, Marassi 0. Si parlava di lampi dei singoli. E allora sedetevi comodi e gustatevi questo capolavoro di balistica e coordinazione di Freccieri, che con questa acrobazia concretizza al meglio lo spioventi di Chierici e firma il raddoppio degli azulgrana. Da vedere e rivedere la prodezza del centrocampista ex Varazze. Trascorrono soltanto 2 minuti. Chierici è ingenuo in area, prima a farsi anticipare da Piras e poi a stratonarlo. Il signor Bernardini è ben posizionato ed indica il dischetto. Il baby portiere rotondo, classe 92, prestato dai cugini del Borgo Rosso, vuole anch'egli la sua parte. Piras ipnotizzato, doppio vantaggio in cassaforte con combinazione impossibile da indovinare. Minuto 44, il 3-0 del Cogoleto fa rima con scuola calcio Paolo Mazzocchi. La triangolazione sulla destra parte da Chierici che scambia con Bellarmino, il terzino va nello spazio e centra per Tabacco che di piatto deve semplicemente appoggiare in rete la palla del Tris. Le immagini filmate da Gian De Matteis e montate da Tiziana Furfaro ci conducono al sesto della ripresa con questo pasticcio in area tra Sirianni e Lavaggetto che dà il via libera a Branca a tu per tu con Rotondo. Questa è la risposta del giovanissimo numero 1 azulgrana. I titoli di coda passano al 28esimo con Gaspari che da fuori costringe Nanfri ad una respinta non perfetta. Troppo facile per Robello siglare il definitivo 4-0, c'è soltanto tempo al 43esimo per la standing ovation a Mauro Tabacco, avvicendato da Angella. Il netto successo che fortifica la leadership in campionato del Cogoleto è merito sì di un collettivo in cui davvero non si riescono a trovare punti deboli, ma anche di individualità davvero importanti. Nell'odierna vittoria merita sicuramente una menzione Luca Rotondo, decisivo nell'occasione del rigore neutralizzato sul 2-0 e ad inizio ripresa. Concludo Claudio con un grave episodio verificatosi sempre in questo girone, nella gara Via della Cercella, che ha visto involontario protagonista il direttore di gara, sarà sicuramente oggetto di discussione in studio. In effetti ne abbiamo parlato prima dei servizi, ne riparleremo adesso di quello che è successo appunto tra Cella contro il Via dell'Acciaio. Matteo, so che la società del Cella si è dissociata. Sì, quest'oggi io ero al campo, loro giocano nel nostro campo della Coolpolis e il presidente mi ha pregato comunque, diciamo, di informare tutti che la società stigmatizza naturalmente quello che è successo, ma chiede scusa all'arbitro per questo. Scusa per quanto accaduto, la partita è stata, vanno detto, correttissima, non c'è stato neanche nessun segnale di, c'è stato questo parapiglia dove però loro sostengono il giocatore, pur sbagliando gravemente, abbia dato soltanto una manata e non, come soltanto, si è detto in maniera, secondo loro, io riporto quello che è stato detto fedelmente, perché non c'ero, una testata, resta fatto comunque che l'episodio episodio gravissimo di violenza inaudita, visto che poi l'arbitro ha dovuto recarsi al pronto soccorso di Sapere Arena. Siamo a collegamento telefonico con Andrea Torti, presidente dell'AIA Liguria. Andrea, un altro episodio di violenza nei confronti del direttore di gara? Sì, buonasera a tutti, ciao Claudio, l'ennesimo episodio, purtroppo un'escalation veramente disgustoso, siamo veramente stufi, non ne possiamo più, al di là che poi arrivino tutti i messaggi dopo di solidarietà o meno, c'è un ragazzo di nuovo all'ospedale, i genitori giustamente sono furiosi, vorrei vedere un attimino questa persona qua, non lo chiamo né calciatore né un uomo, non so nemmeno, non voglio nemmeno sapere chi sia, se ha dei figli. Se facessero una cosa del genere a suo figlio, come si comporterebbe? Poi è inutile alla domenica quando siamo sui campi che ci incontriamo con i presidenti, con i dirigenti, quell'arbitro ha sbagliato, quell'arbitro non ha dato rigore e poi succedono sempre queste cose. Andrea, l'arbitro in questione ha 25 anni e innanzitutto le sue condizioni di salute. Guarda, l'ho sentito, è sotto shock ovviamente, ha perso molto sangue.
piano piano si sta riprendendo, ora poi vedremo i giorni di prognosi, vedremo il referto e poi anche il referto di gara, perché lui mi ha detto è stato colpito, poi io non posso dire altro perché ovviamente i ragazzi sono liberi, devono essere loro a fare il rapporto di gara, vedremo poi, ma quello non conta, il comunicato del giudice sportivo, perché possono dare 5 anni come mi auguro che diano, però il gesto rimane. Ho sentito il presidente Sonno, anche lui è molto rammaricato di questo ennesimo episodio. Bisogna un attimino darci tutti una regolata, perché siamo i primi noi che ammettiamo gli errori, io lo sai, tu mi conosci da anni, lo diciamo, sbagliano, però non ha senso, non veramente siamo arrivati oltre ogni limite. Sono d'accordo con te, sento anche la tua voce rotta dalla commozione. Sì. Sono disgustato, veramente sono, poi potrebbe essere mio figlio, come è successo qualche domenica fa, un altro ragazzo ancora più giovane di 18 anni, Colonnelli di Spezia, sapete dell'episodio, e poi in seconda categoria altri episodi, poi è inutile che ci vengano a dire ma quell'arbitro ci ha fatto prendere la multa, perché ma la devono finire veramente, siamo stufi veramente. Grazie Andrea di essere intervenuto con noi in trasmissione. Grazie a voi e ti ringrazio per cercare sempre di sensibilizzare tutte le società. Grazie Andrea. Grazie a voi. Buonasera. Noi andiamo avanti, come di consueto passiamo quindi in promozione con le classifiche che sono offerte da Tecnocasa, con i tre consueti punti vendita che sono via Bobbio 240 Rosso, piazza Guicciardini 8 Rosso e via Fregiano 141 Rosso. Andiamo a vedere quello che è successo in promozione girone A, dove vince il finale, l'Imperia pareggia e perde un pochino contatto dalla capolista. Andorra Carcarese 2-1, Ceriale Argentina 4-0. Pegliese, Virtus Sestri 2-0, Praese finale 0-2, San Pietro Arenese, Imperia 1-1, Saralicobo Sanitese 1-0, Varazze San Cipriano 2-4, Voltrese Golfo di Arenese 3-1. Testa guida finale che a 4 giornate dalla fine ha 5 punti di vantaggio sulla seconda che è il Ceriale e 6 sull'Imperia che è la terza in classifica. In coda invece il San Cipriano vince un importante scontro salvezza contro il Varazze Don Bosco, passando quindi al quintultimo posto e prendendo di mira il sest'ultimo posto che in questo momento è occupato dall'Argentina. L'Argentina che è in crisi di risultati in quest'ultimo periodo potrebbe essere tranquillamente risucchiata nella zona play-out. Il campionato quindi è vincente anche in coda, dove la Praese perdendo quest'oggi vede 5 punti di distacco dalla quintultima, quindi tutto non è perso per i ragazzi di Praia, in quanto i play-out potrebbero sicuramente essere giocati. Andiamo quindi a parlare con l'Imperia, con Roberto Soncini. Sergio, questa pareggio di oggi, questo mezzo passo falso non ci voleva? Sì, no, oggi male, oggi è sotto tutti gli aspetti, specialmente il primo tempo. Il primo tempo non siamo proprio entrati in campo. Bravi loro, farà la loro partita, ma noi male, sotto aspetto tattico, tecnico, livello temperamento, carattere. Non abbiamo giocato. Poi ci siamo parlati, ci siamo guardati, abbiamo subito il gol, dunque merito loro, meritatamente erano in vantaggio. Noi abbiamo fatto sì qualcosa, abbiamo creato ma situazioni non cercate, cioè venivano ma senza struzzo, senza volontà, non c'era cognizione, cioè, non lo so, venivano ma non c'era partita, non abbiamo fatto la partita. Secondo tempo meglio, abbiamo un attimo alzato di nuovo la linea, abbiamo reagito, un po' di carattere, poi anche lì però confusi, poche idee. Male, come si lo spiega che una squadra come la vostra in un momento così importante e delicato possa andare incontro a un calo di tensione di questo tipo? No, guarda, sono 3 settimane che nello spogliatoio, all'interno, comunque giocatori di qualità, di personalità, e diventa difficile spiegarlo, cioè, anche a livello mentale. Motivazioni non possono mancare, ci sono, perché siamo lì. Cioè, a livello fisico non stiamo bene, perché comunque anche domenica abbiamo fatto come oggi, abbiamo corso fino al 94esimo, non è che manca qualcosa. Non sembra banale dire l'approccio, cioè non è l'approccio, cioè non si può non avere la motivazione. Adesso ne discutiamo da 3 settimane, arrivavamo da un periodo brillante anche a livello proprio di risultati, a livello mentale. Ci siamo un attimo di... forse tutto il campionato che attraversiamo queste situazioni, perché con la qualità, io ribadisco, è una squadra di qualità, con giocatori di categoria superiore,
Però se accade spesso c'è un sì. Adesso esaminerò, lo stiamo provando tutti, io da parte mia ci lavoro molto anche a livello di testa. Perché ma poi. Fare una domanda, mister. In questo momento voi secondo me siete una squadra ovviamente competitiva, sicuramente anche per vincere il campionato. E mi diceva giustamente è molto difficile riuscire ad agganciare il primo posto. Però dietro c'è anche una Voltrese che in questo momento è la squadra più in forma del girone di ritorno. Sì. Avete anche, tra virgolette, paura di guardarvi dietro o comunque siete sempre diciamo l'obiettivo giustamente principale perché la forza l'avete? No, ma cioè, ci dobbiamo guardare, non possiamo pensare a chi c'è, cioè, dobbiamo fare l'imperia, cioè, essere presenti sempre dal primo secondo. Non esiste che andiamo in campo come oggi, cioè, oggi veramente... Primo tempo l'abbiamo non giocato, mentalmente non giocato. Anche perché rappresentate sempre una città. Cioè, i giocatori devono imparare questo, capire che comunque giochiamo per una città che è impera, che è proprio di provincia, non si può entrare con quella testa lì, cioè, non esiste. Io ne parlavo adesso in mano. Abbiamo Roberto Giannolo che comunque il gol, la confidenza col gol anche perché oggi. Poi l'impegno non manca, è quello il discorso, c'è l'impegno da parte del gruppo, allenamenti, la società. Ci siamo, è inspiegabile, non so, adesso io me lo devo spiegare, me lo chiederò gol, ne parlerò, sembra strano, no? Abbiamo tutto per far bene, non vedo perché non farlo. Tra l'altro col gol di oggi Roberto non solo vola a quota 20 gol, se non sbaglio, nella classifica marcatori, ma oltretutto è siglato ben 100 gol con la maglia dell'Imperia. Sì, questo era un obiettivo mio personale di quest'anno. Purtroppo è stato rovinato da questa partita dove abbiamo perso due punti fondamentali e quindi passa in secondo piano. È una soddisfazione sicuramente perché fare 100 gol nell'Imperia per me vuol dire tanto. Però era bello... Anche in Serie D tu hai giocato con l'Imperia, no? Sì, tanti anni con l'Imperia, 9 anni con l'Imperia in totale. Però mi dispiace appunto conoscendo bene la piazza d'Imperia, l'importanza che ha questa maglia. Ma come se la spiega Giannolo questa situazione qua? Non me lo so spiegare neanche io, perché il problema è probabilmente giocare nell'Imperia c'è forse più pressione, forse qualcuno o non tutti siamo pronti a sopportare questo tipo di pressione, vincere sempre. Con una piazza che comunque ha dei tifosi che ci seguono anche fuori casa, dove tra l'altro ci dispiace perché oggi sono venuti anche numerosi e gli abbiamo dato un'altra delusione. E comunque probabilmente è questo che a Imperia quest'anno abbiamo pagato. Mi viene a dare questa spiegazione qua perché motivazioni, come diceva il mister, non mancano. Poi da chi invece fa i gol, a chi insomma cerca di non farli subire, Davide Tranchida. Tra le altre cose, vieni da Cediale, squadra che si è rivelazione di questo campionato, dalla prima categoria è nelle prime posizioni in promozione. Te l'aspettavi questo balzo di Cediale? Ma pur non cambiando tanti giocatori, ho cambiato il portiere, giusto due elementi, e sono a lottare per il campionato anche quest'anno. E sì, diciamo che me l'aspettavo perché c'è molta organizzazione a Cediale. E comunque c'è anche da dare il merito a tutta la società e ai giocatori che vanno in campo. Giorgio, abbiamo i tre servizi da andare a vedere, no? Andiamo subito a vedere il servizio che riguarda il pareggio tra Culpolis e Molassana, poi la partita tra Castelletto e Athletic. Però Giorgio, mi sono dedicato di far vedere la promozione giornaliera, andiamo a vedere i risultati classifiche, io ero già andato oltre un pochino di cose, andiamo a vedere quello che si fa in promozione girone B dove c'è il Campomorone e accorgi. Tornando invece al girone A, complimenti alla Pegliese che nonostante la ultima classifica ha vinto 2-0 contro la Virtus Est, complimenti a Danilo Veloce che da quando è arrivato ha confezionato 2 vittorie, se fosse arrivato prima chissà cosa sarebbe successo. Baiardo Valdivara 2-2, Borgoratti Tarso 1-1, Canaletto Focevara 2-1, Castelletto Atletic 0-0, Colli di Lunica Margheritese 1-0, Culpolis Molassana 2-2, Magrazzurri Vigorna 1-1, Ortonovo Campomorone 0-1. Guida la Culpolis con 55 punti, secondo Campomorone con 48, 7 punti di distacco tra le due contendenti alla vittoria finale e come detto domenica prossima c'è lo scontro diretto, potrebbero diventare 4, come potrebbero diventare 10, come potrebbero rimanere 7. Andiamo quindi a vedere in coda quello che è successo al Castelletto
tra la penultima e la quintultima non ci sono i 9 punti, quindi in teoria qua i play-out tra la penultima e la quintultima non andrebbero giocati, non si potrebbero giocare in questo momento, ma chissà, il campionato è ancora abbastanza lungo e andremo a vedere quello che succederà. Servici, Giorgio. Andiamo subito a vedere la partita che riguarda appunto la Culpolis e Molassana, poi Castelletto Athletic e in finale San Pier d'Arenese Imperia. Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dal CIGE, la Culmpolis per continuare a volare in classifica, il Molassana per conquistare i punti salvezza, questi contenuti salienti della sfida del De Martini, cerca di andarsene Gaglio, inseguito da Gibertoni, si ferma Gaglio, tocca indietro per Matarozzo, pallone dentro e poi attenzione al gol da parte del Molassana con Rossetti, tutto solo, dentro l'area di rigore, Rossetti da una decina di metri ha piazzato il raso terra vincente lasciando immobile Imbesi, larga il gioco dove c'è Stuto, punta l'avversario Stuto, poi cerca di trovare la corsia di destra, eccolo il traversone dentro, di somma di testa e poi il pallone che è stato salvato da Cotugno. Poi c'è Stuto che però è fuori gioco, la battuta sulla barriera, poi arriva Monaco, sbaglia la conclusione però è buona per Paparella, attenzione di Somma dentro l'area, la parata da parte di Caffieri, altro pallone dentro, colpo di testa di Rossetti, ancora lui, Rossetti, stavolta trova un Eurogol incornando sul secondo palo, il Molassana si porta clamorosamente sul 2-0 in chiusura di tempo, perché uno spiraglio per mettere il pallone in mezzo ci riesce, colpo di testa di Vassallo, attenzione, al limite Monaco, raso terra, il pallone che è finito sul fondo, c'è stata una deviazione, controlla il pallone scordo, c'è spazio per il traversone, eccolo dentro, riscuola in anticipo, il gol della Polis che rientra in partita, anticipato a tutti, Edris Risquai in scivolata, ha trovato il gol che rimette in scia i giocatori di Battiston, perché adesso siamo 1-2. Insomma, tocca per Di Somma, siamo ai 25 metri, la conclusione deviata da Di Somma, si tuffa Caffieri, tutto pronto per questo calcio piazzato. La battuta di Somma, deviazione della barriera e poi decisivo Caffieri, tutta la Polis nell'area di rigore avversaria, scorda la battuta, era un bel taglio questo, tutta di Somma, eccolo il pallone dentro, cerca Paparella, numero, ha trovato un Eurogol Paparella con un pallonetto che forse lui nemmeno sa come ha fatto, siamo sul 2-2 al 44esimo. Paparella ha indovinato, l'uncinata vincente, 2-2 proprio in chiusura. Sotto la pioggia del De Martini finisce dunque 2-2, un grande Molassana nel primo tempo trascinato da Rossetti, poi è stata bella e proficua la reazione della Culmpolis che nel finale ha raggiunto il meritato pareggio. Per la 26esima di promozione B, un esame importante al campo del Ligorna per un Castelletto al 15esimo posto, ma speranzoso di risalire la china dopo la bella vittoria sul Taros di domenica scorsa. E l'Athletic di Mister Oliva che non porta a casa i 3 punti da ben 9 gare. Primi minuti di gara, Athletic propositivo in avanti, fallo ai danni di Ciniero, calcio piazzato dal limite, si appresta a battere Imperato, carica una bordata, ma finisce fuori di molto. Athletic ci crede ancora con una girata di Artigieri sulla destra, ma becca al palo, praticamente si gioca ad una porta sola. Trascorso una decina di minuti, contatto in aria, gli uomini di Oliva che reclamano e sollevano qualche protesta. Al 37esimo coppa tu per tu con Lovecchio, abile a disinnescare. Al 43esimo coppa sulla destra prova la conclusione e l'estremo difensore del Castelletto si distende a mano aperta e salva in corner. Primo tempo a reti inviolate. Ripresa sotto una pioggia battente, i tifosi del Castelletto si fanno sentire, i padroni di casa reagiscono per la prima volta nel corso della partita con un piccante fraseggio insidioso fra il tandem Hernandez Zanforlini in area, ma brava la difesa avversaria a fare muro. L'Athletic si va a vedere immediatamente in avanti con un corner pericoloso, mischia in area, estremo difensore locale nega il vantaggio coi pugni. L'Athletic insiste ancora con un calcio di punizione battuto da Marrale, raso terra potentissimo che supera la barriera, Lovecchio ancora una volta provvidenziale. Ma Castelletto si ripropone in avanti con un passaggio filtrante di Hernandez e puntuale Zanforlino che la prova di prima, ma la muraglia dell'Athletic respinge. Al 40esimo un Marrale sfortunato sperimenta un destro insidioso che colpisce il legno. Finisce 0-0 al campo del Ligorna la partita Castelletto-Athletic Club, Athletic Club che ha dominato in gran parte della gara e porta a casa soltanto un pareggio, un punto importantissimo invece per il Castelletto in chiave salvezza.
in collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Il tuo partner ti tradisce, tuo figlio frequenta una strana compagnia, i ladri ti hanno svaligiato la casa? Niente paura, adesso c'è chi ti può aiutare. Investigazione e sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali private ma anche nel fornire sicurezza. Il tuo detective privato per arrivare dove le forze dell'ordine non possono arrivare. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-5985. Investigazione e sicurezza al servizio della tua tranquillità. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocktail. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocktail. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocktail ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocktail, se ci conosci, non ci molli più. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, traversa di via Filla. Se ami la tua Volkswagen, portala da chi la sa curare. Autosincro, telefono 010 644 2344. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in una atmosfera d'altri tempi 43 tipi di pizza, con la speciale con il pasto integrale, focaccia tipo lecco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccellini a pegni, via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con le olive, all'uvetta, di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a pegni, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Shopping senza un aperitivo? Impossibile se siete alla Fiumara. Caffetteria Orefici, primo piano, cocktails nazionali e internazionali. E poi maracuja, vodka, zucchero, limone e succo d'ananas. L'aperitivo della casa da non perdere. Magari assaggiando i delicati stuzzichini, pizza, affettati, focaccia al formaggio e tanta musica. Caffetteria Orefici alla Fiumara, la vostra tappa obbligata. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Easy Play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso. Scontro salvezza primato in promo A tra l'ultima sempre d'Arenese e la seconda Imperia Calcio a quattro lunghezze dalla prima finale. Si comincia in ritardo, c'è bisogno di un rammendo alla rete. Pochi istanti dallo start e la Sampe, oggi maglia biancorossa, reclama il rigore per questo fallo di mano. Al terzo punizione per i padroni di casa, Stefano Pigliacelli mette in difficoltà Tranchidea, ma si guadagna solo un corner. È il 22esimo in azione di ripartenza, nasce il primo vero pericolo per Tufina, che in acrobazia mette in angolo il diagonale di Cuneo. Al 30esimo Ste Pigliacelli ci riprova su punizione, percepisce ma non blocca il numero uno ospite e la rete si gonfia per il vantaggio della genovese. La reazione avversaria è immediata, recupero di Allaria e favorire l'ingresso in area di Iannolo, ma il suo tentativo sfiora all'esterno del palo. Minuto 33, Quattrocchi spreca alto l'opportunità del raddoppio. Prima della pausa, corner per l'Imperia, Cariotti prova l'incornata, ma Tufina c'è. Grazie alle immagini di Paolo Caprino passiamo al secondo tempo che si apre con l'assegnazione del rigore per l'Imperia. Errore della difesa e tentativo eccessivo di rimediare di Giribaldi. Dal dischetto Iannolo percepisce ma non ci arriva Tufina e si rimette in parità il match.
Al tredicesimo crea spazio Saverio, Narizzano mette in mezzo ma balla scordinato smorza la sfera sul fondo. Al 38esimo Iagnolo si libera di un difensore e va alla conclusione, il portiere della Samp salva con i piedi. Occasionissima al 42esimo balla riceve palla da Quattrocchi ma al suo destro è respinto da Tranchida in scivolata. Davvero bella prova di carattere della Samp, nonostante gli assenti finisce 1-1 il match dove il divario tra punti delle due squadre non si è davvero avvertito. Con Tecnocasa via Robbio 240 Rosso, piazza Guccialdini 8 Rosso, via Ferragiano 141 Rosso, andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza, poi con i nostri ospiti dell'Imperia commenteremo anche la partita che abbiamo visto, calcio di rigore e quant'altro. Andiamo a vedere quello che è successo, dove in testa vince Bogliasco e vince anche Parigi Lacarese, mentre invece la Pro Imperia vince, quindi a Corcia. Bogliasco d'Albertis 20.000 3-0, Cheirese Valesturla 1-1, Pro Imperia Sesti Levante 3-0, Ponterecimo Fontanabuona 1-0, Rivassamba Luanesi 2-3, Sestrese Fezzanese 2-1, Vadora Pallo 2-0, Veloce Busalla 0-4. Complicata in testa la classifica, l'andamento, perché Bogliasco, Cheirese e Pro Imperia se la giocheranno fino alla fine, anche perché il Bogliasco deve incontrare la penultima e all'ultima Cheirese e Pro Imperia, quindi campionato ancora tutto da decidere. In coda anche lì c'è veramente un gran colpo del Busalla, il Fontanabuona perdendo quest'oggi riesce, rischia addirittura di non giocare play-out perché sono 8 punti di distacco tra la penultima e la quintultima, però la quintultima ce ne sono ben 3, quindi qua anche qua si presuppone che i play-out si giocheranno. Davvero un campionato combattuto, si diceva. Andiamo a vedere, noi siamo andati a vedere una partita di centro classifica, il gran colpo del Busalla che permette alla squadra di Max Bulzone di allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma siamo andati anche a riprenderla perché mister Pusceddu ha fatto come al solito un'opera di solidarietà. Andiamo a vedere di cosa si tratta con Dario Fichera e Bruno Desole e poi andiamo a vedere il filmato della partita che è uno 0-4 a favore della squadra di Busalla. Come la regia è pronta, andiamo, se non siamo pronti basta che mi dite in cuffia qualcosa, noi proseguiamo con il commento in studio. Prima del Busalla a vincere a Zinola è il sociale, se vedi perdi, è lo slogan che i ragazzi della squadra 7 della cooperativa Il Faggio lanciano insieme alla Veloce nel prepartita contro il Busalla. Sport e sociale si integrano in un tutt'uno per combattere l'alcolismo sotto una pioggia battente che non frena lo spirito della iniziativa. Sotto la pioggia battente di Savona siamo in compagnia di Sara Vaggi, presidentessa della cooperativa Il Faggio. Spiegaci da cosa nasce questa iniziativa, se bevi perdi. L'iniziativa è la continuazione di un importante convegno che abbiamo tenuto il 26, quindi venerdì, due giorni fa, al Teatro Sacco di Savona, proprio per discutere con tecnici provenienti da diverse parti d'Italia del fenomeno preoccupante dell'alcolismo tra gli adolescenti. Il Faggio da 30 anni si occupa di prevenzione rispetto a tematiche di attualità e lo sport riteniamo che sia un veicolo fondamentale per prevenire tutte quelle dipendenze, quelle patologie che spesso ultimamente vediamo salgono alla ribalta dei giornali. Quindi oggi siamo qua per disputare una partita tra i ragazzi dell'associazione Faggio Olympic, che è un'associazione nata dal Faggio una decina di anni fa, e gli atleti della Veloce. Scambio di magliette pochi istanti prima del match con mister Pusceddu, autore dell'evento, in collaborazione con la presidentessa del Faggio Sara Vaggi e Giorgio Lovo, presidente della Veloce. Oggi ci sono i miei atleti che partecipano anche a un campionato di calcio della FISDIR a livello nazionale. Il 16 aprile andremo a giocare a Como e partecipano a un campionato regionale di calcio a 7 giocando in allegria, sono contenti, felici, e oggi abbiamo sposato l'iniziativa della nostra cooperativa che è attenta a tutte le situazioni a livello sociale, tra cui il convegno Giovani Alcol che ha avuto un grande successo venerdì 25, e oggi da qui il regalare la maglietta con lo slogan se bevi perdi ai ragazzi. Anzi, ringrazio la Veloce e la mia società comunque, e ringrazio anche il Busalla Calcio che hanno aderito a questa iniziativa. Amici di Dilettantissimo, buongiorno da Zinola, è tutto pronto per Veloce Busalla, sotto una pioggia battente le due squadre si affrontano per ottenere lo stesso risultato, una vittoria che vorrebbe dire uscire dalla zona calda della classifica. Pattuglia si sovrappone sulla sinistra con Dragici,
Cross di pattuglia, bel cross di pattuglia, attenzione Porcella, interviene, la palla va di pochi centimetri a lato del palo destro, attenzione Lucano al limite dell'area, si libera di Monti, tiro di Lucano, la respinta di Fuselli e poi ancora Lucano, colpo di testa di Dragici per Anselmo che dialoga con Anselmi, Anselmi salta Brescia, attenzione Anselmi, cerca Anselmo, di nuovo Anselmo salta dai Giribaldi e mette a segno un gol splendido della premiata ditta, Anselmi, Anselmo. Dialogo in velocità tra le maglie granata dei due centravanti busallesi e vantaggio per gli uomini di Max Bruzzone. Attenzione perché l'azione si svolge sul fronte opposto. Anselmi di nuovo per Anselmo. Stop, è spettacolare lo stop di Anselmo a scavalcare Tosques. Il tiro male, molto male. Pattuglia mette in mezzo Anselmi ed è 2-0. Ed è 2-0 al minuto 41. Brema simula un fallo, ora poi Giuliani lascia partire un tiro che Fuselli non si aspettava, infatti ferma in due tempi a Prestia, Lucano entra in aria, Monti, Monti raddoppia, Lucano sviene e si guadagna un meritatissimo cartellino giallo che probabilmente è rosso, assolutamente ingenua. Poi Aloe, Aloe cerca Anselmo, palla col contagino di Aloe, Giribaldi in ritardo, Anselmo, 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 Lorenzo, Anselmo, 0-3 Busalla, 0-3 Busalla. Parte Grippo, siamo al 68esimo, la mette forte e tesa, Fuselli coi pugni. Bella palla di Brema per Morando che calcia di prima intenzione, Giribaldi si oppone, poi ancora Morando che calcia e segna il 4-0. Completamente solo, gran palla di dell'entrato ratto per Dragici, Dragici sta per entrare in aria, conclude di destro, Giribaldi si oppone, poi Maesano, Maesano, Maesano spreca tutto a Zinola, il Busalla di Max Bruzzone vince per 4-0 contro la veloce mattatore dell'incontro, il solito Lollo Anselmo, Busalla che balza a quota 30 punti in classifica, veloce che rimane a quota 35, da Zinola è tutto, a voi la linea, studio. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Sospetti che la tua badante non sia onesta? Sei titolare di un'azienda e pensi che i tuoi dipendenti siano assenteisti? Ora è la risposta ai tuoi problemi. Investigazione e sicurezza associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sistemi di videosorveglianza discreta e globale. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-59. 85. Investigazione e sicurezza al servizio della tua tranquillità. La tua auto ha bisogno di un lifting? Vieni dall'Officina e Carrozzeria Limonda. Troverai diagnosi computerizzata, ricarica condizionatori, sostituzione pneumatici, collaudo e bollino blu, sistema tintometrico di ultima generazione, verniciatura a forno, assistenza legale, gestione sinistri, soccorso stradale e auto sostitutiva con servizio ritiro consegna a domicilio. Se vuoi il meglio per la tua auto o moto di qualsiasi marca, non confonderti. Officina Carrozzeria Limonda autorizzata Ford in via Caffa 43 Rosso. Un servizio per te. Arcadia da oltre 10 anni realizza impianti sportivi con il sistema chiave in mano occupandosi di tutte le fasi costruttive. È specializzata nella fornitura in opera di pavimentazioni sportive certificate da tutte le federazioni. Realizza inoltre coperture in legno lamellare semplici o con fotovoltaico integrato. I campi da calcio in erba sintetica realizzati da Arcadia prevedono l'utilizzo di prodotti omologati FIFA 2 stelle garantendone la prestazionalità con polizze ventennali. Arcadia, costruzioni sportive. Immagina un posto dove trovare le più moderne soluzioni per il tuo bagno, la tua cucina, il giardino e tutta la tua casa. Smetti di sognare e vieni da Centro Bagni e Cucini. Troverai le idee più moderne per arredare la tua casa come piace a te. La miglior qualità al miglior prezzo. Siamo in Viarino Mandoli 127N, a pochissimi passi dallo stadio. Ampio parcheggio. Professionalità e cortesia vi aspettano qui alla Centro Bagni Cucine. Vi aspetto. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Easy Play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso.
Tre messaggi? Sì, allora intanto dobbiamo ricordare che mercoledì 6 aprile alle ore 8.30 presso la sala conferenze di Piazza Soppini ci sarà un corso di aggiornamento per i tecnici abilitati che vale un credito formativo e quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni potete chiamare anche in federazione. L'AIAC. Esattamente. E poi complimento alla premiata ditta Anselmo Anselmi, soprattutto ad Anselmo che con questa doppietta di oggi arriva in testa alla classifica marcatori a 4.18. Poi arriva un messaggio da parte del direttore sportivo del CEL, Giorgio Odone, che condanna l'ingiustificabile accaduto e augura pronta guarigione all'arbitro. Ce l'ho fatta, basta. Torniamo un po' a Imperia. In ogni caso, voi credete anche nel poter accedere al campionato di eccellenza tramite i play-off, no? Sì, sì, no, noi proviamo a vincerlo. No, io ci credo, Basta cambiare. Dove secondo te il finale può perdere dei punti? Da qua alla fine del campionato. Se fanno bene come ha fatto fino adesso, poi andiamo a stringere la mano. Ma secondo te quali sono le due partite che potrebbero... Tutte. Da qua alla fine? Tutte? Sì, perché poi c'è una Serra Domenica, Bolzanettese, comunque... Come noi abbiamo una partita difficile in casa con la Bolzanettese, non è semplice. Costretta a vincere tutte. Per forza. Noi proveremo a vincere, oggi sicuramente cambiando mentalità, quello è fondamentale, perché così... Avete i mezzi per poterlo fare. Sì, sì. Ma io ci credo, non è che lo dico perché sono... Che differenza c'è questa Imperia, la Sanremese, l'ospedale di Sanremo, che è traghettato in eccellenza? No, ma la differenza non ce n'è, la qualità c'è, qui forse un gruppo forse più qualità ancora a livello tecnico. Per quello non riesco a capire, perché c'è ancora più qualità, probabilmente manca qualcos'altro a livello umano. Invece parlando di eccellenza... la Pro Imperia, la vostra antagonista, tra virgolette, la vostra concittadina che esimita nel campionato di eccellenza, ce la può fare da quella fine del campionato, visto che ha uno scontro diretto importante con il Bogliasco, l'ultimo di campionato? Non lo so, non vivo la realtà della Pro Imperia, di conseguenza vivo l'Imperia calcio e io sono convinto che l'Imperia calcio può farcela, dunque non so come. Quindi non sai se l'anno prossimo troverai in eccellenza anche la Pro Imperia o si parla anche di una fusione, ho sentito dire. Non lo so, questa è una questione di società. Noi andiamo in campo e cerchiamo di andarci in campo. Hai parlato di doti umane, manca qualcosa a livello di doti umane? Sì, l'unica spiegazione che posso dare, cioè perché è forza mentale, perché poi le partite vengono, poi in questi momenti è la mente, la testa che fa la differenza. Hai qualcosa da imputare a qualche tuo giocatore? No, magari martedì? No, ne parleremo di nuovo, però ormai qua bisogna andare in campo a giocare. Giocare a calcio come sappiamo, l'abbiamo dimostrato nel momento in cui ci siamo messi in campo, giocato a pallone, qualitativamente siamo veramente una buona squadra. Non vedo perché non riusciamo a dare continuità, e quello probabilmente è anche un problema mio. Cioè, se io faccio un esame, prima guardo me stesso e cercherò di trasmettere, però ci lavorerò, cercherò di lavorare sulla testa, sul cervello. Comunque è quello che manca in questo momento. Quello che manca in questo momento. Iannolo, riuscirai a raggiungere Cardillo? Ma l'obiettivo mio non è quello lì in questo momento. Qual è? Quello è uno degli obiettivi. No, più che altro riuscire a... Fare il salto di categoria. A beccare il finale, questa è una cosa più importante. È una cosa strana da dirsi oggi, però io ci credo. Mancano quattro partite, compreso lo scontro diretto che abbiamo la penultima in casa col finale. Quindi... sono 5 punti, non sono 50. Non sono tanti. Quindi oggi siamo amareggiati perché abbiamo perso comunque due punti importanti, però... Dobbiamo essere ancora concentrati fino all'ultimo minuto del campionato. Salutiamo Matteo Scala. Ciao Francesco Morto. Buonasera a tutti. Scusa se non ti abbiamo rivolto ulteriormente. Roberto Iannolo e Sergio Soncin. Con Giorgio Accini noi ci rivediamo domenica prossima. La replica di questa puntata domani sera sul Piano Liguria alle 20.45 e sono sul Piano di Genova a partire dalle ore 8. Con questo è tutto e buon proseguimento di serata. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593001 oppure 393 444 6444.